Premiato ieri a Coverciano, Danilo Iervolino ha dichiarato la sua intenzione di trattenere Dia e Koulibaly in Granata. Dipenderà dal mercato e dalla volontà dei calciatori. Il senegalese rientrerà tra una quarantina di giorni in campo dopo l'intervento al menisco cui si è sottoposto oggi a Lione. Il maliano è stato blindato lo scorso anno e con Sosa è ulteriormente cresciuto sotto l'aspetto tattico e tecnico. Ieri Iervolino ha fatto il punto della situazione con il DS De Santis e la di Milan, con i quali ha delineato le strategie da seguire per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Paolo Sosa. Sul tavolo ci sono scenari diversi a seconda che si decida di confermare in gran parte l'ossatura esistente o se si voglia procedere a una ricostruzione con le cessioni pesanti dei big. Tra i calciatori in prestito con diritto di riscatto, Dia e Pirola sono quelli per i quali la società è intenzionata a spendere quanto previsto dagli accordi con i club di appartenenza. Per Pirola però l'Inter potrà esercitare il controriscatto. Non si esclude nemmeno l'ipotesi di riscattare dall'Espagnol Tony Vilena. Per l'olandese, che Sosa ha trasformato in centrocampista centrale puro, la Sertana sta provando ad ottenere un piccolo sconto dal club catalano, che è appena retrocesso nella seconda divisione spagnola. In attacco si registra un ritorno di fiamma per Neal Mopé, in uscita dall'Everton, che potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto. Lo scorso gennaio De Santis aveva puntato anche un altro calciatore del club di Liverpool, il difensore centrale Michael Keane, tornato titolare dopo il cambio di allenatore. Dobic e Diallo sono i nomi tempi più caldi. La priorità è rappresentata agli esterni di attacco, richiesta esplicita che Paolo Sosa ha fatto pubblicamente. Cambiaghi intriga non poco, ma si guarda con molta attenzione al mercato estero. Il rinnovo di Ochoa è da tempo in cantiere, dal messicano sarà affiancato un collega più giovane. Mazzocchi in orbita Milan, piace Zanelli del Napoli che è classe 2015 ha perso lo status di under, che invece proprio di Mattia Zanotti 2003 dell'Inter. Si cerca anche un vice Bradaric, si attende novità sul fronte centro sportivo, vero snodo del futuro Granata. Ho una piccola ricetta per il calcio, lo dico in punta di piedi. Non ce n'è una, ce ne saranno mille di ricette. Sicuramente la sostenibilità, bisogna controllare bene i conti, perché tante volte si dice colpa dei presidenti, è colpa delle società, ma è colpa anche dei dirigenti, è colpa degli stessi giocatori, è colpa dei controllori, è colpa un po' di tutti, un ecosistema che va veramente molto male. Il secondo tema è quello della tecnologia. La tecnologia può aiutare tantissimo, non solo aiutando nelle performance sportive, ma anche nelle revenues, ovvero nei ricavi, con gli NFT, il metaverso. Quindi il calcio si deve ammodernare, non deve essere refrattario ad ogni forma di innovazione. Dall'altra parte c'è il sociale, perché talvolta si dimentica, ma non è un rimbrotto ai presidenti, non lo farò mai, perché è come farlo a se stesso, che quando si ha una squadra di calcio c'è un risvolto sociale differente. Quindi le parole hanno un peso, bisogna sempre sposare la rotondità più che l'aggressività.